Buongiorno a tutti e benvenuti al terzo episodio della serie Malattie rare e curiosità in medicina. Abbiamo affrontato il discorso delle malattie rare con un video dedicato e abbiamo già parlato della maledizione di ondine in un altro video che vi invito ad andare a cercare su iltuomedico.net. Oggi parleremo di Kenshiro. Vi sto incuriosendo? Abbiate un attimo di pazienza. Io sono Stefano Armanino, sono un medico di famiglia da anni impegnato nella divulgazione scientifica e cofondatore del sito internet iltuomedico.net. Tutti quelli della mia generazione conoscono la serie animata o cartone animato di Kenshiro. Kenshiro è un cartone animato cult degli anni 70-80 in cui l'eroe andava in giro in un mondo post guerra nucleare difendendo i più deboli da cattivi senza scrupoli. In ogni episodio Kenshiro si scontrava contro un cattivo, ma in sottofondo c'era comunque una guerra tra le varie scuole di arti marziali. Quella di Kenshiro era la famosa scuola di Hokuto. Le tecniche a cui era stato addestrato gli consentono di sconfiggere i nemici attraverso la pressione di particolari punti corporei chiamati tsubo. La pressione di questi tsubo genera solitamente una esplosione dall'interno del corpo dei cattivi. Nella medicina tradizionale cinese, gli tsubo sono 361 punti del derma attraverso la cui pressione si può andare a interferire con quelli che sono i meridiani energetici dell'organismo. Attraverso la pressione di questi punti si va a interferire con quello che è l'energia vitale delle persone. Gli tsubo sono utilizzati nell'agopuntura, possono essere utilizzati attraverso la pressione manuale o nello shiatsu. Perché vi sto parlando di Kenshiro, vi starete chiedendo? Ad un certo punto Kenshiro si scontra con un capo di un'altra scuola di arti marziali, Souzer, maestro della Fenice. Souzer all'inizio sembra invincibile, le tecniche di Kenshiro non hanno alcun effetto su di lui. Gli preme gli tsubo, ma non succede niente. Glieli ripreme e di nuovo non succede niente. Poi a un certo punto Kenshiro capisce, sentendo il sangue che circola e il battito del cuore. Souzer ha il cuore a destra. Gli tsubo e i meridiani, quindi di Souzer, sono invertiti. Scoprendo questa cosa, Kenshiro riesce finalmente a vincere. Ma Souzer è un parto della fantasia degli autori? No. Esiste infatti una malattia chiamata situs inversus e chi ne soffre ha gli organi effettivamente invertiti sia nel torace che nell'addome. Nelle persone normali il cuore è due terzi a sinistra e un terzo a destra. Chi soffre di situs inversus ha il cuore dall'altra parte, a destra. Il situs inversus è una malattia trasmessa geneticamente. Il situs inversus può essere totalis, in cui tutti gli organi sia del torace che dell'addome sono invertiti, oppure parziale, in cui alcuni organi sono invertiti, altri no. C'è poi la condizione del situs ambiguus. Il situs ambiguus solitamente è un riscontro occasionale, il paziente va a fare un attacco, una risonanza per altri motivi e si scoprono alcuni organi invertiti, altri no, alcuni, soprattutto quelli più mediani, in cui c'è difficoltà a capire se effettivamente l'orientamento è invertito oppure no. E per questo anche infatti viene definito ambiguo. Molte persone con situs inversus hanno una condizione di vita assolutamente normale e il riscontro della malattia è occasionale. C'è tuttavia un aumento delle probabilità di malattie cardiovascolari che va all'incirca del 10% per quanto riguarda il situs totalis, che può arrivare fino al 95% per quanto riguarda il situs totalis con l'evocardia. Scalpore ha fatto qualche anno fa la scoperta di un situs inversus con l'evocardia in una persona morta a 95 anni, cosa che si pensava impossibile.
Se vi è piaciuto questo video vi invito a mettere un like qua sotto e a iscrivervi al nostro canale YouTube. In campana! E ricorda, più conoscenza, più serenità!